Alessandro Di Battista, bentornato di martedì, buonasera. Ecco, diciamo. Allora, qua non è calato il consenso per le sue posizioni. Renzi? Hanno fatto le primarie, eh? Auguri. Hanno partecipato tante persone, perché saranno 1.600.000, 1.800.000, sono meno di prima, 1.800.000 persone in coda a mettere una X, a scrivere un nome. La colpisce una cosa del genere? No. Perché? Loro hanno le loro regole, noi le nostre, e poi vedremo i cittadini da che parte staranno. Però non si senta chiamato in causa, non volevo paragonare subito ai 5 Stelle. No, ma... Di per sé, quasi 2 milioni di persone che vanno a dire io voglio lui, no voglio lui, no voglio altro... E dei voti che poi nessuno può mettere in discussione, se vince Renzi e Renzi. D'accordo, insomma, sono delle regole interne di un partito che un tempo votavo anch'io. Io ho smesso di votarli, come dico spesso, mi sono disintossicato e mi sento proprio meglio. Sono una persona nuova. Auguri a loro. Ha sentito D'Alema? Che impressione ha dato? Non so, si chiamano movimento, ma ha fatto un po' ridere una volta... Bersani dalla Gruber, che la Gruber gli ha detto: avete fondato questo nuovo partito? L'ha detto: non è un partito, è un movimento. Io vedo che i partiti si stanno tutti frazionando, scindendo. Noi l'avevamo pensato, il Movimento 5 Stelle ha, grazie a Dio, dico anche, causato questa scissione all'interno della partitocrazia, che per me è responsabile dei disastri dell'Italia. Auguri pure a loro, insomma, noi andiamo avanti per la nostra strada. Non la spaventa la nascita di un contenitore che possa prendere i fuoriusciti al PD? Le faccio questa domanda perché lei ha detto ho votato PD in passato, che ha votato pure D'Alema? No, votai Veltroni una volta. Quindi diciamo l'altra faccia del PD, se vogliamo. Ma io un tempo credevo, poi mi ricordo quando parlavano, no, le leggi del conflitto di interessi, è tutta colpa di Berlusconi, poi hanno governato e non hanno fatto niente. Lì ho capito di che pasta sono fatti, penso che PD, PDL, Forza Italia sono facce della stessa identica medaglia, perché poi sulle questioni importanti per loro stanno sempre d'accordo. E poi notavo una cosa, Floris, non parlano mai di temi, non parlano mai dei problemi dei cittadini, della disoccupazione, di come alzare le pensioni minime, di una legge elettorale, di una legge anticorruzione, della legge sul conflitto di interessi. Parlano solo dei problemi della politica, che parla la politica, ora facciamo un contenitore, una nuova forza politica, ci buttiamo con Pisapia, andiamo a destra, è solo i partiti che parlano dei partiti. Io ne ho le palle piene di questa gente. Sa cos'è? Scusi, però non se ne può più. Si figuri, siamo in fascia protetta, ma si figuri. Il punto è che in un momento come questo sembra più facile parlare dei problemi dei cittadini, perché non c'è lavoro, voi dite creeremo il lavoro o daremo il sussidio, non, le pensioni sono basse, voi dite le alzeremo togliendo quei vitalizi. Alla fine non le sembra, questa è un'analisi proprio, le chiedo a chi sta facendo politica a altissimo livello da 3-4 anni, da quanto è lei uno dei leader? 4 anni. Da 4 anni. Non le sembra che si stia trasformando rispetto ai tempi di D'Alema? Lui gli chiedevano come risolverà i nostri problemi. A voi vi chiedono, hai gli stessi problemi nostri, li vai a denunciare? Non è più facile far politica per lei? Ma scusi, io sono a tempo determinato un parlamentare della Repubblica Italiana. Qual è il mio ruolo? Parlare dei problemi interni del movimento? No, ma denunciarli o risolverli, e questo è il punto. Finché sto all'opposizione, grazie a Dio esiste... Ah, no, però non si tratta solo di denuncia, perché noi abbiamo presentato proposte di legge, poi non abbiamo la maggioranza per farle approvare ancora, anche perché alla Camera la maggioranza c'era il Partito Democratico. Io lo ricordo sempre, in virtù di un premio di maggioranza del Porcellum, della prima, delle ultime due leggi elettorali incostituzionali che hanno fatto i partiti, che è un premio di maggioranza truffaldino. Il mio ruolo qual è? Quello di fare opposizione, quella che il Partito Democratico non ha mai fatto a Berlusconi, infatti sono sempre stati d'accordo, faccio opposizione. Poi se un domani i cittadini decideranno di mandarci al governo, ci metteranno alla prova e vedranno se saremo in grado di approvare delle leggi utili per la collettività. Ma a me, Floris, mi interessa parlare delle leggi, delle nostre proposte, non dei guai interni dei partiti, perché parlano solo dei loro guai interni. Questo è vero. Però c'è anche l'importanza di capire come ragionano le persone in questo momento, no? E dicevamo prima, Renzi comunque si porta via con 1.200.000 voti la segreteria di quello che al momento, al di là dei sondaggi, è il primo partito d'Italia. È una persona tornata importante. Ha pensato che in fondo lui ha azzeccato tutte le mosse, perché ha perso il referendum, prima aveva perso le elezioni comunali, prima le amministrative, prima aveva perso ancora, alla fine è riuscito a farsi rieleggere nonostante tutte queste sconfitte. La stessa domanda che avevo fatto a D'Alema: cosa ha Renzi capito che voi non avete capito? A parte lei sta
tentando in ogni modo a farmi parlare solo di Renzi. No, ma è un fenomeno importante quello che è successo in questo weekend. Allora, le rispondo proprio ricollegandomi. Cosa ha capito? Perché lui è passato Renzi ha azzeccato tutte le mosse, ma per se stesso o per l'Italia? Me lo dica. Ma guardate i dati della disoccupazione, ci sono delle sacche di disoccupazione al sud al 70%, guardate le pensioni minime, guardate come vivono le persone, ha fatto la legge, lo ripeto, elettorale incostituzionale, la riforma Madia gliel'ha bocciata la Corte Costituzionale, la riforma sulle banche popolari gliel'ha bocciata il Consiglio di Stato, oggi si parla di manovrina, sapete che è la manovrina? È un correttivo che deve fare il governo perché di fatto la Commissione Europea gli ha bocciato parte della finanziaria, il referendum costituzionale, la cosa più importante che ha fatto 8 mesi il Parlamento bloccato, che si poteva occupare veramente di leggi utili per la collettività, ha fatto la legge costituzionale, la riforma che grazie a Dio gliel'ha bocciata il 60% degli italiani, ora questo è un trionfatore, pensate però, se fosse un perdente. Ho paura di non riuscire a farmi capire, le faccio vedere, allora io le do ancora più ragione, le faccio vedere un altro tema caldissimo all'Italia, cosa aveva detto Matteo Renzi poco tempo fa su Alitalia, guardate. Me lo ricordo. Vorrei chiedervi di fare la cosa che io mi dimentico sempre di fare appena salgo su un aereo. Vorrei chiedere di allacciarvi le cinture, perché qui stiamo decollando davvero. Piaccia o non piaccia, ci sono le polemiche fuori tutti i giorni, ci dicono dovete fermarvi, rallentare. Noi stiamo rimettendo il paese a correre come deve correre, perché l'Italia ha bisogno di non fermarsi e di recuperare gli anni che ha perso. Alitalia decolla. Il decollo di Alitalia è il decollo dell'Italia. Il decollo dell'Italia è il decollo di Alitalia. Allora, la userò al contrario però, la userò al contrario, qua è evidente l'errore, no? È un piano che è evidentemente fallito se oggi ci sono 3 commissari, 600 milioni di prestito pubblico. Nonostante questo, siccome le persone non sono cieche, nonostante questo e tante persone gli danno fiducia, gli danno ragione. Torno a dire, come l'avevo domandato a D'Alema, non è che le alternative sono peggiori agli occhi di molti italiani. Ma non è che si è votato nel paese, si è votato all'interno di un'organizzazione privata che si chiama Partito Democratico. Poi vorrei anche ricordare un'altra cosa, che qualche mese dopo questa affermazione ignobile rispetto ad Alitalia, e poi io capisco perfettamente i lavoratori che bocciano il piano, si sentono presi in giro, no, da governanti del genere, lo stesso Renzi disse: MPS è risanata, è il momento per investire in MPS. Magari qualcuno qua ci ha pure messo i soldi in MPS, MPS era sull'orlo del fallimento e tutti noi contribuenti gli abbiamo dato dei denari, gli stessi denari che non ci sono per dare un reddito di dignità ai cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Questo è Renzi. Per me il consenso nel paese non ce l'ha più, l'ha perso proprio di vista. La sua arroganza gli ha fatto perdere di vista i problemi reali e si interessa dei problemi all'interno della sua forza politica. Ripeto, Floris, la politica che parla della politica, che parla della politica e parla della politica, quello che allontana i cittadini, grazie a Dio, dal Partito Democratico. Senza. Non lo so. Non so quando andremo a votare, non so che legge elettorale faranno, io son convinto che... Voi la fate con lui, sembra di capire. Le ultime politiche che parla di politica, vedeva Di Maio che diceva io sono disposto a votarla anche col PD. Noi vogliamo andare al voto. Ma che legge elettorale immaginate? La nostra proposta, dato che tutte le forze politiche, prima il centrodestra ha fatto una legge elettorale che si chiama Porcello incostituzionale, poi il centrosinistra, ricordiamolo, ha fatto una legge elettorale italico incostituzionale. Io sa che cosa avrei voluto? Che i partiti politici, appunto, fossero venuti da noi in ginocchio, chiedendo scusa al popolo italiano per chiederci una mano, perché noi una legge elettorale incostituzionale non l'abbiamo mai votata. Dato che questi partiti politici oggi hanno il terrore del Movimento 5 Stelle e per quello proveranno a spaventare gli italiani parlando di vaccini, scie chimiche, questo farà Renzi e Allunaggi, farà solo questo, noi abbiamo proposto: votiamo con la legge uscita fuori dalla Corte Costituzionale, perché oggi i partiti si metteranno assieme perché temono una su tutti un'abolizione che gli facciamo pure in forma retroattiva dei vitalizi, e dato che hanno una paura enorme si metteranno assieme contro il Movimento 5 Stelle. Ma poi ve l'annulla la Corte Costituzionale. Vedremo. Ah, perché sono i diritti acquisiti. Per me non esistono diritti acquisiti fino a che ci sono diritti negati dei cittadini italiani. Ed è una bella frase, però lo sa che... Vedremo. Però lei lo sa. So che pure le pensioni... Lei lo sa che la Corte Costituzionale ha, grazie a Dio, il diritto di abolire le leggi che vanno contro la Costituzione, e quindi lei, dal momento che ne ha già abolite simili, lei può rifarla e lui gliela riabolisce. Poi lei si trova nella posizione di dire maledetta Corte Costituzionale, nemici del popolo. La faremo bene, come abbiamo scritto una proposta per l'abolizione sulle pensioni d'oro, che per noi era costituzionale. È il nostro ruolo qualora dovessimo governare il Paese.
Ottima presa di posizione. Mi dica, quando vede che nelle primarie votano 1.800.000 persone, chi vince vince, quando lei pensa, ammazza, noi a Genova certo una figura grande non l'abbiamo fatta, eh. Abbiamo fatto votare con un altro metodo, quello secondo me è uguale, no? Carta o click, non cambia molto. Solo quello che è diverso è che chi vince con la carta poi rimane. Chi vince con i click, se non piace a Grillo, salta. Allora, a me in maniera molto leale andrebbe, vorrei spiegare questa cosa. Immaginate appunto il 5 Stelle in questo momento è una forza politica molto forte, sì. Floris. Probabilmente la prima del paese forse. In questo momento. Si può immaginare lei quanti politicanti, professionisti hanno voglia di salire in questo momento sul carro del Movimento 5 Stelle? Vabbè, ma uno vale uno, quando si vota si vota. Per carità, però abbiamo, queste sono le nostre regole, poi piacciono o non piacciono, sceglieranno i cittadini. Noi quando abbiamo un dubbio in generale, che ci possa essere qualcuno capace di saltare sul carro del vincitore e che non sia in linea col movimento, noi lo mandiamo via. E io ho visto, da ex elettore dei partiti, perché li votavo, ho visto solo questa frase, che tanti partiti politici sono guastati quando per ragioni elettorali hanno iniziato a imbarcare di tutto. Quello mi porta i voti, quell'altro mi porta i voti. Si sono guastati e sono diventati come gli altri. Noi come gli altri non vogliamo diventare. Ma che ci vuole? Non sceglieranno 5 Stelle. Che ci vuole attaccare un sospetto a un candidato? Io guarda, non l'ho visto, questo era amico, tanto amico di D'Alema, non dico altro. Il dubbio viene, Grillo dice, vabbè, mettiamolo via. Sa perché sono successe già queste cose in politica, lo stesso in cui il sospetto è l'anticamera della verità. In qualche modo non mi convinci, ti faccio fuori. Per carità, si può anche sbagliare quando si è troppo intransigenti, ma secondo me i rischi in questa fase politica che si compiono ad essere poco intransigenti sono maggiori. È un momento di battaglia, lo dico, sì. Lo dico, Grillo è il nostro garante perché non si può candidare. Mettono Grillo tra leader politici, presidente del Consiglio. Grillo non si candiderà mai, non ha nessuna intenzione e non può candidarsi con le regole del Movimento 5 Stelle. Questo non è bello però. No, invece per non noi lo controlla nessuno, è capo a prescindere. È un garante che non essendo in conflitto di interessi perché non è candidabile, cerca, secondo me in maniera sacrosanta e giusta... Non serve candidarsi, basta scegliere i candidati. Non è perché Grillo... Anche Renzi ora è fuori dal Parlamento, Grillo... ma comanda lui nel Grillo PD. Mi ha scelto lui come candidato. Candidato, che sarà Grillo che sceglierà il presidente del Consiglio, il candidato del Movimento 5 Stelle. Ma se uscirà uno che ha chiacchierato una volta in un angolo con Bersani e l'altro dice, guarda, quello l'ho beccato, Grillo. Ma, io ci chiacchiero con Bersani, che mi hanno mai espulso dal Movimento 5 Stelle. Ok, no, ci auguriamo abbiamo di no, mandato via dal momento che si espone Floris, così bene le vostre teste. Ormai 2 anni fa, tra l'altro, abbiamo mandato via, è vero, alcuni parlamentari perché di fatto non si tagliavano gli stipendi come altri. E se io prendo i voti avete dicendo... Avete subito una scissione. Se io... L'avete provocato. Se io durante una campagna elettorale dico il Movimento 5 Stelle rinuncerà al finanziamento pubblico ai partiti, l'abbiamo fatto, si taglierà gli stipendi e poi inizio a non allontanare un parlamentare che smette di farlo, automaticamente perde magari altri parlamentari smetteranno di farlo. E così diventiamo come gli altri. E non vogliamo, non possiamo permetterci. Senta, riassumiamo. La settimana prossima Di Maio va a Harvard, poi Di Maio nel suo viaggio in America va a incontrare gli imprenditori di Boston, i ricercatori del MIT di Boston, che è una delle più grandi università, Grillo dà un'intervista ad Avvenire, vi state in qualche modo abituando a parlare anche con chi conta? Ma io penso di aver già risposto proprio qui, io parlo con chiunque, l'essenziale è capire quel che si è disposti a dire e soprattutto a fare. La politica deve parlare con chiunque, ma non si deve piegare alla finanza o altri poteri o a stati sovrani, a stati altri stati nazionali. Ha detto il mercato è libero, è un po' democratico, certo. Così come siamo noi, diciamo, certo. È un apprezzamento per... Esatto, io sono contento che alcune battaglie, per esempio quella sulla chiusura domenicale dei centri commerciali, perché stanno massacrando i centri commerciali, tanti piccoli negozi magari dei centri storici della città. La domenica ha chiuso il centro commerciale? Fosse per... Noi abbiamo presentato... Ma è pieno così, c'è un sacco di gente che c'ha solo quel giorno per rilassarsi, per andare guardi a fare... Come si svuotano i centri storici delle città, si riempiono i centri commerciali anche perché lavorano, fanno lavorare lei è di Roma, il sindaco è di Roma, servono gli autobus per andare al centro, se no uno se ne va al centro commerciale, se passa un autobus l'anno zigzagando tra buche e topi. Mi sta dicendo che le persone vanno ai centri commerciali perché non ci sono gli autobus per il centro di Roma? Vabbè, certo, perché ci sono dei centri alternativi in periferia, ma perché ci sono?
parte questa è una battaglia, una proposta di legge che abbiamo fatto, non è che vogliamo chiudere i centri commerciali. La chiusura domenicale, dato che ci sono tanti cittadini costretti a lavorare anche il giorno della festa dei lavoratori, per noi è qualcosa che tutela magari dei piccoli esercizi commerciali nei centri storici e anche le famiglie, perché molto spesso alcune famiglie iniziano anche a disgregarsi perché delle persone lavorano troppo magari la sabato, la domenica o durante i giorni festivi. Oltre a questa battaglia... Mi sta levando la multisala al centro commerciale la domenica, a me personalmente mi ammazza, però io capisco che dal punto di vista di... Però capisco. Penso che a lei me piace. Lei però... Mi piace tantissimo. È vero che evidentemente non vuole più andare a vedere la Roma, ma questi sono dei problemi vabbè, suoi. Questa è troppo facile, con questa là io la interrompo e faccio entrare Massimo Giannini e Massimo Franco, prego. Allora, vi riconoscete naturalmente, editorialista della Repubblica e del Corriere della Sera. Prego, si accomodi. Allora, Massimo Giannini, inizia tu, ti sei seduto per primo. Sì, io vorrei ripartire un attimo dalle primarie del PD, non per parlare sempre di Renzi, ma comunque è il fatto politico della settimana, no? Io ho sempre avuto molto rispetto per la cosiddetta democrazia del click, cioè il meccanismo attraverso il quale voi selezionate la vostra classe dirigente, però... Io ho trovato francamente fuori posto l'irrisione che molti di voi hanno fatto nei confronti delle primarie del Partito Democratico, dicendo che era tutta una farsa, una buffonata, eccetera. Mi spiega per quale motivo voi potete scegliere un candidato sindaco a Monza con 20 click e poi considerate ridicolo il Partito Democratico che comunque vota il suo segretario con 1.200.000 Mi ha sentito dire sono ridicole le persone che sono andate a votare alle primarie. Io ricordo che durante le primarie qualche giorno fa il vicepresidente della Camera Giachetti ha fatto un tweet, lui dileggiando appunto il nostro sistema. Noi abbiamo il nostro, lo avranno il loro. Io non ho mancato di rispetto mai a coloro che vanno a votare appunto alle primarie. Ci andassero, spero ovviamente che saranno meno gli elettori, ma io personalmente non ho mai mancato di rispetto. Lei personalmente no, però nel movimento ci sono stati. Se in rete ci sono dei cittadini che magari denunciano anche, oggi ci sono state delle inchieste di Fanpage che riguardano per esempio la presunta, inchieste di Fanpage, che abbiano votato 4 volte in un circolo di Napoli, oppure che abbiano addirittura preso delle persone da un centro d'accoglienza per portarli a votare Renzi. Se in rete alcune persone, magari che sono del 5 Stelle o di altri partiti, sottolineano questo, non è che io mi posso prendere la responsabilità di quello che scrivono le persone in rete. Io non ho mancato di rispetto a nessuno. Massimo Franco. Invece non vorrei parlare di Renzi, vorrei parlare di voi. Meno male. Non lo so, vediamo. Aspetta a dirlo. Vabbè, tutte le domande. E voi avete annunciato un giro di vite sull'immigrazione e questo annuncio ha provocato molta preoccupazione nella Lega, ma non perché sia una proposta agli antipodi rispetto a quella della Lega, ma perché è molto simile a quella dei leghisti. Volevo capire se c'è un'alleanza in incubazione tra voi e loro sulla pelle degli immigrati. No, secondo me sulla pelle degli immigrati ci speculano alcune cooperative, quelle legate magari a Mafia Capitale. Sulla pelle degli immigrati hanno agito coloro che hanno avallato l'intervento militare in Libia e tra cui c'era il governo e la Lega. Quindi non abbiamo nulla a che vedere con i partiti responsabili di questo disastro e di quell'intervento che ha aumentato i flussi migratori. E sulla pelle di alcuni migranti evidentemente ci speculano appunto partiti politici così legati al Cara di Mineo, che rappresenta un bacino di voti per esempio per alcuni politicanti legati al partito di Alfano. Cioè, però Franco, se noi presentiamo una legge sul reddito di cittadinanza vogliamo togliere i voti al centro-sinistra, se invece vogliamo controllare il fenomeno dei flussi migratori e verificare quante persone ci stiano mangiando sopra, stiamo strizzando gli occhi alla Lega. Però mettiamoci d'accordo. Cioè, lo volete capire che il movimento ragiona sulla base di una risoluzione di un problema? Se oggi un procuratore di Catania ci dice, so di contatti tra alcuni scafisti e quello di Siracusa, alcuni dice l'opposto. Come? E quello di Siracusa dice l'opposto. D'accordo, verifichiamo chi ha ragione, o meglio, dotiamo le procure di alcuni strumenti per riuscire a lavorare in mare. Noi oggi, anzi domani, depositeremo una legge che garantisce, diciamo, alle procure degli strumenti maggiori per operare anche in mare e non solo sulla terra. Perché il mio obiettivo è quello di riuscire a valutare se appunto alcune ONG, non tutte ci sono. Io il primo atto che ho scritto, ci tengo a dirlo, in Parlamento è una mozione sull'uscita dei nostri militari dall'Afghanistan e l'ho scritta dopo aver convocato alcune organizzazioni non governative, tra cui Emergency, Bene Cecilia Strada, parlammo assieme e in base anche a quello che abbiamo ascoltato abbiamo scritto quella mozione. Quindi nessuno sta generalizzando, ma se
se ci sono alcune organizzazioni che si comportano male, sarà nello stesso interesse delle stesse ONG verificare che si comporta male. Dato che oggi per me l'immigrazione clandestina è diventata anche una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti politici, perché alcuni partiti politici, grazie alle cooperative, grazie ad alcuni centri, creano pacchetti di voti. Noi vogliamo creare rapporti con il mondo cattolico. Sì. Oggi la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, a proposito dei vostri attacchi a queste organizzazioni non governative, ha definito questo atteggiamento, non solo vostro, ma in particolare, ipocrita e abbastanza irresponsabile, perché si tocca un argomento e si tende a generalizzare qualcosa che riguarda un fenomeno da guardare con molta attenzione e molta cautela. In effetti, quando lei dice io voglio sapere se è vero, è diverso da dire attenzione, perché là c'è chi ruba. Qua generalizzate in modo pericoloso. L'impressione è stata che voi abbiate cavalcato un sentimento comune diffuso nel paese, che abbiate approfittato per mettervi sopra la zattera. Non sopra, ci si divide su... Alla Salvini, diciamo. Un pochino alla Salvini. Se... Prego. Se il procuratore di Catania, ripeto, e alcune inchieste giornalistiche, e un rapporto di Frontex e il procuratore di Catania dice... Dice l'opposto. Il procuratore di Catania dice so di contatti tra alcune, non tutte, organizzazioni non governative e gli scafisti e ritengo possibile, anzi probabile, posso concludere, che alcuni scafisti abbiano finanziato delle organizzazioni non governative. Il mio ruolo da parlamentare della Repubblica Italiana non è starmi zitto, ma mettermi al lavoro, cosa che ha fatto un mio collega Alfonso Bonafede, e scrivere una legge per dare alle procure dei maggiori poteri, diciamo, di intervento in mare stesso. Una legge che depositiamo domani. Ma che cosa deve fare di più un parlamentare della Repubblica? Fare una legge. Allora, Massimo Zanoni, prego. Una sola precisazione. Il Parlamento approverà le leggi, ma il Parlamento Battista, è bloccato. Solo una cosa, una precisazione, perché poi le voglio fare una domanda sull'Alitalia, ma prima di questo però una precisazione ci vuole. Voi non potete dire che non avete generalizzato. Di Maio ha fatto un'uscita indecente. Indecente. Questa è la sua opinione. Certo, è la mia opinione, perché ha gettato un'ombra di sospetto su tutte le ONG. Sulla base, no. Sì, è così, sulla base di un'affermazione di un procuratore che dice io so, se sai, lavora, fai le tue inchieste e fai gli indagati, i processi, tutto quello che vuoi. Non si può dire io so e buttarla lì così. E mi fa specie di lei che con le ONG ha sempre avuto un grande rapporto, è stato un volontario, eccetera. Comunque, chiudo questa parentesi e le chiedo un'altra cosa che riguarda fattivamente quello che ora gli italiani si trovano a dover risolvere. Ed è un caso industriale gigantesco. Avete fatto prima un cenno alla vicenda dell'Alitalia, no? Fermo restando le gigantesche responsabilità storiche della politica italiana sull'Alitalia, dei manager pubblici, degli azionisti privati, dei sindacati, io vorrei sapere oggi voi il disastro dell'Alitalia come lo risolvereste? Fareste entrare lo Stato anche qui contro l'opinione dell'Europa, oppure come si risolve questo problema? Allora, innanzitutto non sono d'accordo con il suo giudizio su Luigi Di Maio, ma questa è la mia opinione. E io non ho mai generalizzato rispetto alle organizzazioni non governative, ripeto, chiedere chiarezza è molto importante. Io ho dei dati in merito ai dipendenti di Alitalia, di Air France e di, per esempio, Lufthansa. Lufthansa ne ha 124.000. Air France ne ha 82.000, l'Italia ne ha 10.134. Il costo per dipendente dei dipendenti di Air France è 88.295 euro, di Alitalia 60.515. Questo perché vorrei dire, perché è assolutamente ignobile dare la colpa ai lavoratori di Alitalia per il fallimento di Alitalia stessa. E se io fossi stato un dipendente di Alitalia, dopo essere stato preso in giro ripetutamente dalla classe politica e da questi imprenditori appoggiati dalla classe politica che non sanno fare impresa, tra cui Montezemolo, e noi gli dovevamo far fare le Olimpiadi secondo qualcuno a Montezemolo a Roma, io avrei votato no, come hanno fatto i dipendenti di Alitalia. Okay, quello che farebbe domani il Movimento 5 Stelle, grazie, nominare un commissario, ma fuori Giannini dalla politica. Hanno nominato Gubitosi, che prima stava in Rai, ma mi fate capire come può uno che prima si occupa di Rai immediatamente dopo occuparsi di Alitalia? E un altro commissario, perché, scusi? Come? È un uomo d'azienda. Un uomo di azienda. Pensiamo che occorra trovare delle persone. Ci saranno degli esperti soltanto di vettori e di aerei e di trasporti? Quelli sono dei tecnici, ma ci vuole una testa per le ho viste le teste in questi ultimi anni. No, al di là delle scelte, poi noi non avremmo nominato lui. Ma lei lo sa, scusate, perdonatemi, lo sa che un manager si occupa di un'impresa in quanto struttura, non in quanto contenuti? Cioè si può passare dai trasporti alle telecomunicazioni, che non sono così lontane. Noi avremmo nominato
manager, anzi commissari, che non hanno alcun rapporto con la politica. Fa un nome. No, non ce l'ho, non ce l'ho. Onestamente non ce l'ho. Magari poi diventa però ministro dell'industria. Un altro dei commissari, perché bisogna raccontare tutto. Oggi all'Italia appartiene il 51% a CAI. All'interno di CAI c'è, se non sbaglio, il 5% appartiene al gruppo Riva, quelli dell'Ilva. Un altro dei due commissari che è stato nominato dal governo era l'ex commissario dell'Ilva. Questo perché Giannini, anche in Italia non esiste la legge sul conflitto di interessi. Lei quanto tempo ne ha parlato su Repubblica della legge sul conflitto di interessi? Ma perché c'era Berlusconi con i soldi pubblici o no? Questo è il punto. Non si può fare un piano fino a che manca un piano industriale. Quindi i commissari dovrebbero fare un piano industriale, verificare il perché un'azienda che ha 10.000 dipendenti quando Air France ne ha 82.000, un'azienda che lavora in Italia, che è il paese più bello del mondo, dovrebbero venire milioni e milioni di turisti, possa fallire. Dopo vorrei solo finire, Floris. Quando si avrà un piano industriale si faranno le valutazioni. Ma vi rendete conto che oggi, anzi sono decenni onorevole, che non ci sono piani industriali per l'Italia? Onorevole, prego, Floris. Un piano industriale, se è buono, gli dai soldi il mercato. Se non è buono, glieli dà lo Stato. Allora, voi fareste fare un piano industriale finalizzato a prendere soldi dal mercato, un piano industriale che non metta a repentaglio magari dei tenori, dei numeri di personale, e aiutereste questo piano? Io sono convinto che qualora vi fosse un reale e produttivo piano industriale si potrebbero trovare partnership private straniere. Ma se fosse un ottimo piano industriale eccellente, io valuterei, io governo appunto del mio paese, valuterei appunto la possibilità di con tutti i soldi che ci abbiamo di nazionalizzare la Libia. No, Massimo Franco, non abbiamo mai parlato di questo. Anzi, il Movimento 5 Stelle ad oggi, fino a che manca un piano industriale, si oppone a metterci altri denari, perché altrimenti certo, questi giusto. Altri 800 milioni di euro Massimo Giannini di prestito finiranno in questo calderone e si perderanno di nuovo, rischio, non per colpa di dipendenti Massimo ma Franco. Per l'assenza di un piano industriale. Questo è giusto. Voi giustamente state cercando di avere degli interlocutori a livello internazionale. Questo fa capire che non escludete di poter andare al governo e possibilmente di non essere isolati voi e di non isolare l'Italia nel contesto internazionale. Quello che volevo capire, Di Maio va in America, sul piano europeo non si capisce invece bene, avete avuto quel brutto intoppo di provare a entrare nel gruppo più europeista del Parlamento europeo, vi hanno respinto, adesso ci sono elezioni in Francia e in Germania. C'è Mario Le Pen che dice cambieremo l'Europa con i 5 Stelle e Salvini. Chi l'ha detto? La nipote della Le Pen, Mario Le Pen. Anche là si muovono a famiglia. Ecco, mi ha preceduto Giovanni, perché io volevo chiedere... Allora ha già risposto, nel senso lei domenica prossima voterebbe per Macron. Non ho detto questo. No, appunto voglio capire. Non c'entriamo neanche nulla con un ex banchiere di Rothschild messo lì dal quindi sistema europeo. Quindi lei chi voterebbe? Voi avete un meno peggio, un male minore in Francia domenica. Io, dato che sono anche responsabile, un domani, qualora appunto, dovessimo andare al governo, appunto, dovremmo... Ministro degli Esteri in pectore. Dovremmo confrontarci, dottor Franco, con qualsiasi presidente della Repubblica francese, o Macron o la Le Pen. Certo. Se io mi esprimessi adesso farei la fine di Gentiloni e della Boschi, che hanno fatto il tifo per la Clinton e poi ha vinto Trump. Francamente il mio ruolo oggi istituzionale mi impone di non esprimermi, lo decideranno i cittadini francesi, io faccio il parlamentare della Repubblica Italiana. Beh, ma questa è la risposta di un uomo di governo, no! Lei si sente, lei ha detto da una risposta istituzionale. Si chiama dire, lei si sente già al governo no, in qualche modo. Anche un parlamentare della Repubblica di opposizione, un rappresentante delle istituzioni. Comunque sì, è vero, io per esempio ho avuto da poco un incontro, tra l'altro estremamente cordiale, con l'ambasciatrice di Francia. Organizzerò presto un tour in Francia, un tour in Germania, perché io credo anche che spesso il Ma chi è il ministro degli Esteri? Lei o Di Maio, insomma? Voi puntate molto su questo e poi si parla no, dei nomi poco, piuttosto però del siete cosa. Voi che viaggiate. Il Movimento 5 Stelle si focalizza sul cosa fare, non sul chi. Quando andremo alle prossime elezioni, sperando presto, i cittadini italiani sapranno che chi vota 5 Stelle avrà Tizio al Ministero degli Esteri, Sempronio al Ministero degli Interni e Caio come presidente, come candidato presidente allora, del Consiglio. Allora, senta, il tema attuale qui è ora, è come sempre quello della finanziaria. Lei che idea si è fatto? Il governo Gentiloni sarà lui a affrontare quella più terribile che arriverà sui 30 miliardi che dovrebbe essere a novembre? Sarà Gentiloni a studiare? Dove trovate i soldi per le 5 Stelle? No, quella l'abbiamo già fatta. Ah.
Non me l'ha detto, e non ci ha risposto, esatto. Intanto li ha trovati, io non l'ascolto. No, perché in 448 noi dovremmo risolvere in due giorni i drammi che hanno fatto in 30 anni. Io comunque vorrei sapere se ci sarà Gentiloni, secondo lei. Questo Floris non lo so. Oggi ho parlato con Guerini, gli ho detto noi vogliamo andare al voto, pure noi. Però ho visto che il Partito Democratico ha presentato vari esponenti, in totale 9 leggi elettorali dal 4 dicembre ad oggi. 9. Non lo so se hanno così tanta voglia di andare al voto. E dato che si parla tanto appunto di democrazia interna, non interna, il 5 Stelle... No, scusi, ma... lei ha detto che Guerini le ha detto che noi oggi... vogliamo andare al voto. Io oggi gli ho detto, vogliamo andare al voto, noi vogliamo andare al voto, però si anticipato, sa che... Anticipato, si intende sì, dire. Sì, sento... Prima possibile. Questa è una notizia. Questa è una notizia. Non so, forse non lo devo dire, ma io lo dico tutte le cose. No, no, ho fatto bene a dirla. Le ha detto pure cosa faranno per arrivarci. Quindi su una cosa siete alleati, sul voto anticipato. Noi vogliamo andare al voto il prima possibile, scusate, ma di fatto la legislatura è finita quel 4 dicembre. Oggi è antidemocratico, Renzi, e oggi è antidemocratico il fatto che i cittadini italiani non abbiano a disposizione uno strumento per esprimersi, e questa è responsabilità di Renzi, che ha fatto una legge elettorale incostituzionale, che aveva detto che ci avrebbe copiato mezzo Europa. Ma voi ve le dimenticate queste cose? Io non me le dimentico, senta, non me le dimenticherò mai. Quando lei ha detto a Guerini voglio andare al voto prima possibile, lui ha detto pure noi. Qual è l'impedimento? Lui ne ha parlato. Qual è il problema? Quello che dicevo, io gli ho anche detto, raccontiamo allora la tutta, gli ho anche detto, ma come volete andare al voto? Avete fatto 9 leggi elettorali diverse, ma il PD è il PD, una roba del genere, ha detto, come dire, sai com'è il PD che ha 18 miliardi di anime all'interno. Sono ragazzi. Io poi gli ho detto, penso che tanto vi volete mettere d'accordo con Berlusconi, perché quella è la vostra, proprio l'aspirazione ci principale. Ci oggi ha confermato pure questo. No, questo non l'ha confermato, ve l'avrei detto. L'aspirazione principale per il PD, io lo dico a tanti elettori del PD, che amano appunto Berlinguer e credono ancora che abbia a che fare con la sinistra, il Partito Democratico. Amavate Berlinguer, se votate il PD vi ritrovate Berlusconi. Andrà in questo modo. Vixia Portello, un po' di numeri.